Prepariamoci a partire, prepariamoci a muovere, ci muoviamo tra pochi minuti, vi invito ad avvicinarvi, a mettersi dietro lo striscione, è il secondo giorno di mobilitazione per questa città, dopo la grande, straordinaria assemblea di ieri, assemblea cittadina a San Leonardo, mai così piena, sala mai così piena, centinaia e centinaia di veneziani, dopo l'acqua grande che ha sconvolto la città, dopo la settimana difficilissima che abbiamo passato, quella scorsa, due giorni in cui Venezia tira fuori l'orgoglio e dice che dobbiamo prenderci in mano noi, dobbiamo prenderci in mano noi il compito di salvare la città dall'acqua alta e dal malgoverno. Una giornata, due giornate per dire no al Mose, per dire sospensione immediata dei lavori del Mose. Non più un euro vada sottratto alla collettività, al bene comune di questa città, che quei fondi vengano dirottate in opere utili ed urgenti che la città richiede, opere ordinarie e opere straordinarie. Le abbiamo elencate tutte ieri in assemblea davanti a centinaia di veneziani. Abbiamo la conoscenza tecnica necessaria per dire cosa bisogna fare in alternativa al Mose. Abbiamo 20 anni di studi, abbiamo 20 anni di mobilitazione per dire che questa opera, un'opera mafiosa, un'opera che ha costruito il profitto di pochi a scapito del bene comune di tanti, oggi deve essere sospesa, deve essere abbandonata, e siamo qui in tanti sotto la pioggia per dirlo dopo l'assemblea di ieri. Quindi ancora pochi minuti e partiamo in direzione di Campo Santo Stefano, facciamoci sentire. Dopo 1,87 m di acqua alta, un po' di pioggia non ci fa niente. Grazie a tutte e tutte di essere qui e buon corteo!